Buonasera a tutti. Mi spiace che qualcuno è costretto a rimanere in piedi. Spero che sia comunque piacevole. Ovviamente sono felice di vedere così tante persone che, insomma, che sono tornate a ascoltare su Modigliani e soprattutto ascoltare Francesca Castellani, che molti di voi sono certa ricorderanno dall'incontro dell'anno scorso, dove ci aveva parlato di Degas. Questa volta Francesca Castellani ci parlerà dell'ambiente parigino che accoglie in qualche modo Amedeo Modigliani. Vi ricordo gli appuntamenti prossimi che avete visto in questa attesa, ve li siete studiati a memoria sicuramente, e mi scuso anche per l'attesa, ma prima dei 45 non possiamo cominciare e quindi eccoci puntuali come svizzeri. Siamo al secondo incontro, molti di voi erano presenti la volta scorsa dove ho aperto io raccontando di quanto Modigliani abbia attinto dalle fonti classiche o comunque le fonti del passato, dell'arte del passato, che certamente non rinnega, a differenza di tanti suoi coetanei, di tante personalità artistiche che vivono in questa stessa stagione di fermento, che è la stagione delle avanguardie, che spesso si risolvono con uno scontro diretto e dichiarato nei confronti del passato. Modigliani in questo si distingue, come si distingue tutta la sua arte. Gli approfondimenti che ho studiato per capire meglio la mostra che è in corso con i suoi bellissimi capolavori, che saranno, come sapete, fino al 16 luglio qui al Piano Nobile di Palazzo Ducale, sono degli approfondimenti che riguardano sia l'artista in sé, sia, come questa sera, un affondo più generale su quella che è appunto l'atmosfera. Francesca Castellani, che abbiamo questa sera, insegna all'Università di Venezia, ma oltre alla docenza ha ovviamente alle sue spalle, come è diciamo tipico negli storici dell'arte, un curriculum di ricerca, quindi di pubblicazioni, di organizzazioni di convegni, di curatela di mostre, e la sua il suo cavallo di battaglia è proprio, direi, l'arte in Francia in questo momento particolare, cruciale della fine dell'Ottocento. Vi ringrazio nuovamente per la vostra presenza e le lascio la parola. Grazie. Grazie Anna, grazie a tutti voi. Sono molto contenta di essere di nuovo qui a Genova, nella radiosa Genova di oggi, devo dire. E grazie per essere qui così numerosi. Spero di riuscire, insomma, a non annoiarvi, naturalmente. E quando Anna Orlando mi ha chiesto di parlare della Parigi degli anni di Modigliani, quindi tra il 1906 e il 1920, la parabola esistenziale di Modigliani è molto breve, però insomma è la Parigi della Belle Époque, appunto, degli anni folli. A me è venuto in mente subito il film di Woody Allen, da cui il titolo che ho scelto è anche un pochino il carattere. Scusatemi, no, però ho bisogno che mi passiate le slide, perché voi non vedete il titolo. Comunque, mi è venuto in mente il film di Woody Allen, che forse voi avrete visto, forse anche no. Eccolo qua. Scusate, passiamo in presentazione. Perfetto. Dove, non so se l'avete visto, insomma, il protagonista, che è un po' un bamboccione, scrittore in crisi creativa, con fidanzata antipatica, va a Parigi e ritrova se stesso, e cambia anche la fidanzata, per la verità, attraverso che cosa? Un viaggio nel tempo che lo riporta alla Parigi appunto degli anni folli, la Parigi di Hemingway, che più o meno negli stessi anni si ritrova lì, la festa mobile di Hemingway, forse lo conoscete questo romanzo, in cui appunto descrive gli anni folli. E quindi mi era venuto in mente di fare un po' come nel film, di rapirvi, portarvi dentro una Bugatti d'epoca e trasportarvi dentro la Parigi di allora, in un
viaggio nel tempo e quindi anche dentro la Parigi dei caffè. Avevo scelto questa foto che poi ho visto è proprio stata scelta anche dai curatori della mostra, è la prima che vedete, quindi abbiamo avuto questa, felicemente questa stessa idea. Qui vedete Picasso, almeno lui lo riconoscerete, con la, il basco e le, una pipetta, un'attrice dell'epoca che si chiama Paquerette, Moishe Kisling, che è un grande amico di Modigliani, insomma la Parigi appunto dei locali notturni, la Parigi degli artisti, la Parigi di questa nuova bohème sfavillante. E è naturalmente il mito che abbiamo adesso di Parigi, soltanto che è un mito che noi abbiamo proprio grazie a questi artisti che l'hanno costruito con il loro grande talento, ma anche con le loro vite così particolari e non sempre fortunate. Però, naturalmente, quando ci vivevano loro, in quella Parigi, non era questa la Parigi che tutti cercavano, la Parigi, appunto, del mito di allora. E qual era? Era la Ville Lumière, la città elegante e sfavillante che era uscita, appunto, in un trionfo di luci e di panorami e anche, appunto, di grandi scenografie dall'Esposizione Universale di Parigi del 1900, per esempio, ed era ancora, quindi, la città della Belle Époque, una città di grande lusso, una città di grandi eleganze. I caffè parigini erano questi, qui vi faccio vedere per esempio un dipinto di Gervais, che è un pittore elegante dell'epoca, un compagno di strada degli impressionisti. Degas, che era molto cattivo, diceva che era uno che volava con le loro ali degli altri, non con le proprie ali. Però ecco, pensate, questo dipinto di Gervais, una serata al Grand Prix del padiglione dell'Armenville, siamo nel 1905, ci sembra un'epoca lontana, invece è la stessa scena su cui troviamo i nostri pittori. È l'anno, il 1905, in cui al Salon, che è l'esposizione più importante di Parigi, accanto a questo dipinto faceva il suo esordio chi? Matisse con i Fauve. Quindi noi immaginiamo quella Parigi, la Parigi degli artisti maledetti, la Parigi dell'assenzio, però era una città a due velocità, dove il successo, diciamo così, e il potere, devo dire, si vede abbastanza male, apparteneva a un'altra classe sociale. E anche la carriera dei pittori era un'altra cosa, una vera e propria carriera. Qui vedete col bastone da passeggio, vestito elegante, in posa su una sedia di lusso, proprio il pittore Gervais. Quindi quando gli artisti arrivavano erano come degli imprenditori, erano diciamo delle star dell'epoca. Però attenzione, non solo gli artisti di successo, quello che vedete a fianco, anche lui elegantissimo, con i guanti bianchi, il bastone da passeggio e il cilindro, è un artista che nella nostra fantasia è un artista, diciamo, contrario, un artista contro, cioè Édouard Manet. Quindi dobbiamo capire che essere artisti a Parigi alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, era essere calato comunque dentro il bel mondo e avere appunto un successo in qualche modo borghese, alto borghese. Qui vi faccio vedere ad esempio un pittore, un anonimo pittore nel suo studio, grandi arazzi, grandi quadri. Questo perché? Perché voglio farvi capire immediatamente la differenza. Questo è lo studio di Modigliani, anche queste foto sono in mostra. Lo studio di Modigliani nel 1915, quindi di lì a poco, al Bateau Lavoir, che è un piccolo villaggio di artisti di cui tra poco vi parlerò. La vedete immediatamente la differenza tra chi è arrivato, chi ha successo e chi invece sta con un tavolaccio e dipinti appesi alle pareti senza neanche la cornice, no? Quindi misuriamo anche da questo la temperatura di una differenza, ma anche il criterio delle scelte di un artista come Modigliani, che poteva fare come tanti altri. Ad esempio lo vediamo qui, un altro grande italiano di Parigi, Boldini, un ferrarese, uno di provincia come lui, che qualche anno prima va a Parigi, e però lui sceglie il successo, sceglie immediatamente i mercanti d'arte giusti, sceglie anche come dire, la società giusta per cui lavorare. Boldini, che qui vediamo in una foto della fine dell'Ottocento nel suo studio, e poi vedete a fianco lo studio parigino, appunto, con addirittura aveva in casa un busto di Bernini, quindi voglio dire, era un artista ricco, di rappresentanza. Attenzione, perché anche Boldini noi lo immaginiamo come uno del secolo precedente, insieme a De Nittis, ma Boldini muore nel 1931,
11 anni dopo di Modigliani, è un contemporaneo di Modigliani ed è lui l'artista di successo. Quindi quella che noi immaginiamo come la Parigi degli artisti in realtà era quest'altra cosa qui. Qui vi faccio vedere due dipinti di Boldini del 1908, è l'anno in cui Modigliani espone per la prima volta al Salon, questa grande mostra parigina, i suoi quadri, e c'erano questi dipinti di Boldini, una coppia a passeggio al Bois de Boulogne, la contessa Tal dei Tani con il suo cane, quindi questi erano gli artisti di serie A, questo era il successo. Qualche sala dopo, sempre nella stessa mostra, chi c'era? Matisse con la Joie de Vivre. Questo proprio per cercare di farvi capire immediatamente che noi dobbiamo immaginare una scena più grande, una scena complicata, perché questa Parigi, appunto, di grandi nomi e di successo, era anche una Parigi spietata con chi non riusciva a stare al passo. E allora, Modigliani, che veniva da una famiglia, certo, poi si era un po' impoverita, però da una buona famiglia livornese, aveva frequentato fattori, Boldini fattori lo conosceva, avrebbe potuto andare a Parigi, arrivare a Parigi alla fine del 1906 e andare da Boldini e fare le stesse scelte, andare da un mercante importante, dipingere in un certo modo per una certa società, e invece che cosa fa? Fa una scelta, e questa è la prima cosa che voglio dire, fa una scelta forte, per esempio di non andare nella Parigi, io spero che voi vediate qualcosa, eccola qua, questa, scusatemi, è la Parigi degli artisti alla moda, quella che la Parigi degli impressionisti, dei grandi boulevard, dove c'è l'opera, Boldini allo studio proprio qui. Dove decide di andare Modigliani? Perché sono scelte, certo, magari non ha tanti soldi, ma sono scelte più importanti, scelte più profonde. Decide di girare le spalle alla Ville Lumière e di andare dove? Sulla Butte, cioè sulla collina di Montmartre, che era quasi campagna e che era un posto dove già cominciava a esserci una piccola comunità di artisti, per esempio c'era Renoir, per esempio c'era Maurice Utrillo, che è l'autore del dipinto che vedete lì a fianco, un grande interprete di questa Parigi, così dai muri bianchi sporchi, dai grandi silenzi, questa Parigi quasi di campagna, questa Parigi non trionfale, l'altra Parigi. Utrillo, che tra l'altro era quasi un figlioccio di Renoir, quindi insomma. Ecco, Modigliani sceglie questa Parigi, quello che vi faccio vedere tra l'altro in questi quadri è il Lapin Agile, il coniglio agile, perché aveva l'insegna con un coniglio che saltava, e che era proprio un tipico ritrovo di artisti, vi faccio vedere anche un interno, proprio per mettetelo a confronto se potete con quella grande sala dove pranzavano le signore con i capelli piumati del dipinto di Gervais. Vedete, questa è la Parigi che sceglie Modigliani, una Parigi dove evidentemente non si diventa ricchi, però appunto ci si scambiano idee, una Parigi dove come dire, l'attrazione non è la grande eleganza, non sono i soldi, non è il successo, ma sono le idee che circolano. Eccolo qua, il pane di Modigliani. Quello che vedete lì sotto, che suona la chitarra, tra l'altro, è il proprietario, è uno dei proprietari, quello che teneva in gestione questo caffè importante. E perché ve l'ho mostrato? Perché parto da qui? Perché Picasso nel 1905 dipinge un quadro, questo dipinto, quindi appena un anno prima che arrivasse Modigliani, proprio O Lapin Agile, e in fondo, lo vedete male purtroppo, perché il PowerPoint lo schermo è un po' buio, ma c'è proprio lui, il papà Fredro, come si chiamava, che suona la chitarra, e tutti gli ingredienti, vedete, di questa altra Parigi. Ereditata dall'impressionismo, naturalmente, la Parigi dell'Assenzio, vedete, c'è il bicchiere con il diavolo verde, la prostituta, lo chansonnier, il cabaret, però c'è anche naturalmente che cosa? L'Arlecchino, che è, lo vedete, l'autoritratto di Picasso, l'immagine stessa dell'artista come una figura di confine tra lo scherzo e la tragedia, tra la vita e l'arte, quindi insomma tutti elementi della poesia di questi anni. Qui vedete il Picasso del 1900-1901 che proprio dipinge un suo Assenzio, tutti e due i dipinti si chiamano così, e naturalmente eccolo qua il grande Degas, che per primo aveva raccontato però dalla Parigi dei boulevard, dalla Parigi moderna, questi aspetti tenebrosi, no? Il grande Assenzio di Degas.
Picasso nel 1905-6 è nel pieno del periodo blu e qui appunto ritroviamo, per esempio vi ho mostrato un quadro per tutti, questo sublime dipinto dei saltimbanchi, la famiglia dei saltimbanchi, dove appunto abbiamo la grazia dei colori, anche questo paesaggio così spoglio, Picasso comincia a levare cose, nello stesso tempo è così bravo a raccontare la malinconia, no, di questa famiglia di artisti, appunto in sospeso verso che cosa? Questa bellezza a cui tutti aspirano, per esempio pensate alle frasi di Modigliani che ho letto adesso alla mostra, no? È anche un dovere morale, la bellezza è qualcosa di crudele, di difficile. Perché Picasso? Perché ho cominciato da Picasso? Perché in realtà, e lo vedete da questa foto un po' più tarda, in cui ritroviamo insieme a sinistra Modigliani, al centro Picasso e a destra uno scrittore, un giornalista dell'epoca che si chiama André Salmon, Picasso è una delle prime persone, e che persona, che incontra Modigliani. Quindi Modigliani, girando le spalle alla Parigi dei grandi studi e dei grandi successi, però fa una scelta, che è una scelta importante, una scelta cruciale, appunto, sceglie la Parigi di Picasso, sceglie di seguire Picasso. Picasso lavorava appunto a Montmartre in quel momento, in questo posto che è andato bruciato nel 1970, perché poi noi torniamo a Parigi, è struggente, no? La Penna Ogilvie esiste ancora, c'era la foto di adesso, però alcune cose non si ritrovano più di questa Parigi. Benissimo, dovete immaginare questa specie di, diciamo, gruppo di baracche che affittavano a pochi soldi, quindi era diventato un posto, una piccola città degli artisti, e che appunto, scelta da Picasso, lo vedete qui, ma non solo da lui, a un certo punto c'è lo studio Modigliani, ci va Max Jacob, che è un poeta, uno scrittore, anche un pittore importante, c'è Brancusi, che ha il suo studio lì, insomma, diventa una, addirittura Gauguin, in uno dei suoi ritorni da Parigi, da Tahiti, scusate, era transitato qui. È un, come dire, una piccola comunità di artisti, anche di diseredati, dove però ancora una volta ci si scambiava idee. Picasso ha il suo studio qui, André Salmon lo battezza Bateau Lavoir, cioè battello delle lavandaie, perché c'erano sempre i panni stesi fuori, tanto per essere chiari, però anche un posto mitico, e qui si scatena proprio la banda di Picasso, la banda Picasso, come la chiamavano allora. Di notte si furoreggiava nei locali, si andava in giro, però anche si discuteva tanto di arte, pensate appunto che erano dei ragazzi, sotto un certo senso Modigliani ha 22 anni, appena arrivato, Picasso poco di più, e per esempio per divertirsi facevano l'imitazione proprio di Degas, dei vecchi pittori, giravano, Picasso girava con una rivoltella e quando tornava a casa a mezzanotte sparava un colpo in aria alle 2 del mattino, giusto per dire, è finita. Ecco, immaginatevi questo, però immaginatevi anche il teatro appunto di scambi cruciali, di arte, ma non solo di pittura, di scultura, anche appunto di idee, perché una delle caratteristiche di questa bohème è di essere trasversale, cioè dentro di sé anche tanti letterati. Picasso, fuori del suo studio al Bateau Lavoir, scrive un cartello con su, dice: qui è il posto dove passano i poeti. E quindi immaginate questo, anche tanta poesia, tante idee, tante cose di cui discutere. In questo Bateau Lavoir, in questo importantissimo, in realtà è mitico studio, Picasso proprio nel 1906, quando sta per arrivare Modigliani, che cosa sta facendo? Sta cambiando per l'ennesima volta della sua vita pittura, sta passando da quel periodo azzurro che abbiamo appena visto, così struggente, no? Così malinconico, ha un pensiero diverso, sta chiudendo anche un po' il suo periodo rosa e sta cioè ripensando in che modo, in termini sintetici e monumentali, quello che è la tradizione moderna in qualche modo. Guardate ad esempio questo ritratto di Gertrude Stein, la Gertrude Stein che compare anche nel film di Woody Allen, grande amica di Hemingway, una poetessa americana che fa parte della vita di Parigi del momento, quadro fondamentale, dipinto nella tarda primavera e alla fine dell'estate del 1906. Guardate come, per esempio, sa ripensare che cosa. Da una parte di fianco avete un dipinto di Ingres, un pittore neoclassico, un allievo di David, del 1807, quindi proprio 100 anni prima. Quindi un pittore lontanissimo, eppure guardate come questa stringente geometria, no? Che chiude
che in qualche modo delimita e prevale anche su che cosa? Sul naturalismo, sull'idea di ritratto, sia ripensata da Picasso, no? Che riporta questo viso come se fosse remoto, appunto. C'è il gesto, ma c'è anche appunto lo stesso modo di mettere in cerchio, no? La poltrona, l'abito. Nello stesso tempo, però, che cosa fa il ritratto di Gertrude Stein? Ripensa anche un'altra forma di semplicità, di semplificazione, di tradizione, di sintesi, che è la grande antichità, una forma remota, quindi Engra 100 anni prima, ma anche appunto l'antico, in questo caso vedete una testa arcaica, di una pittura romana di periferia, perché è una pittura spagnola, lui se l'era comprata andando in Spagna, quindi qualche cosa che insieme sotto casa sua però è anche, come dire, un po' goffo, no? Non è la non è Fidia. Ecco, pesca da qui, con libertà, pesca da Engre, pesca dall'antico, e vedete di fianco che cosa sta facendo. Quella è una testa, probabilmente sempre di Gertrude Stein, è una scultura di Picasso, guardate come anche passa dalla pittura alla scultura in un continuo andire e vieni, e Modigliani queste cose le vede, e guardate che non erano esposte in giro, non vanno alle mostre, quindi Modigliani è lì sulla scena di questa ricerca di Picasso, e questa infatti che vedete è una delle famose teste di Modigliani, dei suoi tentativi, anche lui, la mostra lo racconta molto bene, di passare dalla pittura alla scultura per cercare che cosa? Cercare questa monumentalità nascosta del passato, per cercare questa voce dell'antico, per ritornare poi alla pittura avendo sperimentato questa sintesi attraverso che cosa? La dura pietra. Ecco qua, guardate come appunto i percorsi siano in qualche modo vicini. Qui vi faccio vedere, se riuscite a intravedere qualcosa, devo dire, non si vede tanto bene, proprio la nostra Gertrude Stein con i capelli tagliati corti in posa davanti al suo ritratto e nel suo studio con la sua compagna Alice Tolkien. Ve la faccio vedere un po' perché appunto in omaggio a Midnight in Paris, perché è uno dei personaggi dei film di Woody Allen, ma anche perché se lo vedete a fianco al suo ritratto, credo di no, c'è tutta una serie di disegni di Picasso che sono gli studi per che cosa? Per il quadro dei quadri, uno dei tanti quadri dei quadri di Picasso, perché in realtà lui ne ha fatti tantissimi. Le Demoiselles d'Avignon, che lui dipinge proprio tra il 1906 e il 1907, con Modigliani a fianco, diciamo così, Modigliani lo può vedere, un dipinto, come sapete, che viene considerato il punto di arrivo di tutta una ricerca che è quella sull'idea dell'antico, del tribale. In realtà non è proprio un dipinto che ha a che vedere con le maschere negre, come si dice sempre, però vedete lì a fianco la foto di Picasso proprio nel suo studio del Bateau Lavoir con delle maschere dietro. Un dipinto che cambia la storia e che Picasso, ce lo racconta quell'André Salmon che abbiamo visto prima in fotografia, gira contro le pareti dello studio perché per lui è una ricerca finita. Ma Modigliani fa tempo a vederlo. E allora ritroviamo qualcosa, ci sembra lontanissimo, no? Modigliani da un dipinto come le Demoiselles d'Avignon. Eppure, guardatelo bene. Guardate per esempio, come si può dire, il percorso quintessenziale, così stringente, così attento, così musicale della linea in alcuni punti, i visi. Guardate questi occhi che non guardano, occhi che sono appunto occhi antichi, remoti della scultura romana antica che abbiamo visto prima, occhi egiziani. Modigliani queste cose le assorbe, in qualche modo forse si scambiano anche tra l'uno e l'altro. Ed ecco che anche, per esempio, in tutto il percorso delle cariatidi, qui vedete anche la cariatide in piedi, siamo nel 1910-11, un po' più avanti rispetto alle Demoiselles d'Avignon, però vedete come Modigliani cerca in qualche modo di avvicinarsi a questa idea appunto della scultura, ma soprattutto della sintesi, del primitivo, che è la stessa ricerca di Picasso. Avete una cariatide molto simile in piedi, proprio nella mostra. Poi a un certo punto capisce che non è la sua strada e lo dice, c'è troppo Picasso qua dentro. È vero, però senz'altro, ecco, queste cose tornano e non sono cose scontate. Perché se Modigliani ha l'occasione di vedere questo e fare questo è perché ha scelto di andare lì, nell'altra Parigi. Ancora ho provato a cercare di capire che cosa si è depositato dell'arte, del pensiero, della ricerca di Picasso in Modigliani.
naturalmente la vocazione appunto a questa monumentalità che è insieme moderna, vedete, sintetica, il nudo seduto di Picasso è del 1906, era la sua compagna di allora, Fernand, ma sta seduta su questo dado di pietra come un idolo egiziano. E guardate vicino appunto una dei tentativi, delle famose teste di Modigliani, come sente appunto di nuovo l'urgenza di afferrare tutto in una linea e nello stesso tempo di essere intensamente moderni e intensamente antichi. Credo che siano le cose forse che anche Anna vi ha detto la volta scorsa. Se passiamo alla pittura e non a Modigliani scultore, certo, naturalmente forse ci sentiamo più il Picasso azzurro. Per esempio, qui vi faccio vedere a sinistra l'Ebrea, se riuscite a vedere qualcosa, è uno dei primi quadri parigini di Modigliani, lo espone proprio nel 1908 e vedete che c'è tantissimo di questo azzurro. Vi raccorgerete, vi sarete accorti anche guardando la mostra, ma provate a riguardarla con questi occhi. Spessissimo il registro cromatico, cioè le scelte di colori che fa Modigliani, vanno sull'azzurro o sul rosa, sulla terra bruciata. Quindi in qualche modo c'è un'idea simile a quella di Picasso, che il colore non sceglie la natura, il colore sceglie delle armonie interne, una sintonia tutta propria, è un percorso autonomo. Ecco, qui vi ho messo vicino un ritratto di Benedetta Casals, un po' spagnolo, di Picasso, sempre fatto a Parigi, per farvi vedere come appunto questa capacità, per esempio, di afferrare con una linea sottile, poi il colore è libero in altri punti, però guardate il disegno com'è impeccabile e come torna in questi pochi tratti anche di Modigliani, che è un grande disegnatore, è un grande disegnatore. Dentro la mostra ci sono dei fogli commoventi, così fragili, così quasi impalpabili, no? Ma una linea soltanto per dire tutto. Anche Matisse in questo momento fa queste cose, ma Modigliani non lo conosce così bene. Che cosa suggerisce ancora Picasso in questo 1906, 7, 8, 9? Poi dopo Picasso cambia, diventa cubista, lì sì che proprio con Modigliani facciamo fatica a ritrovarci qualcosa. C'è un pensiero di geometrie, ma sicuramente Modigliani è più vicino a questo Picasso. Ecco, guardate questo nudo straordinario di Picasso, sempre nel 1906, con questi colori, appunto, questi contrasti così leggeri tra azzurro e rosa, ma con questo nudo così musicale, no? Possiamo dire, raccolto intorno alla linea e ancora. Quindi che cosa? Picasso che ripensa il passato recente, sempre lui, Ingres, il pittore che abbiamo visto prima. C'era appena stata una mostra a Parigi nel 1905 e guardate Modigliani, come ci sia un passaggio, diciamo, questo senso di una linea lunghissima, artificiale. Guardate la schiena di questo Dalisca che sta al Louvre, attenzione, non è una schiena vista con gli occhi della natura, nessuna schiena è così, è una schiena vista pensando alle linee, pensando alla geometria. Questa cosa si deposita in Picasso e in qualche modo si ritrova in questa musicalità della linea dei nudi di Modigliani. Naturalmente Ingres e poi, è logico, tutti i discendenti di Ingres, la famosa Olympiade di Manet, che preme la mano su quel pube che invece Modigliani dipinge per bene, e infatti farà scandalo, ve lo racconterà Marco Di Capua. Però ancora una volta l'antico, vedete, questa è la Venere di Giorgione, 1508, i secoli che si rincorrono, vedete che la posa, il gesto è sempre la stessa, no? Il braccio alzato, guardatelo qua, c'è un rapporto assolutamente diretto. No? Che però appunto Modigliani reinterpreta, come aveva fatto Picasso, nel senso di una sintesi stringente, assolutamente quasi astratta, vicina appunto a una musicalità, a un'idea quintessenziale dell'arte e della pittura. Ancora, che cosa insegna Picasso al nostro giovane Modigliani? Perché per forza sarà stato così, anche se sicuramente si saranno cambiate delle idee. Un'altra cosa su cui meditano io sicuramente in modo molto vicino l'uno all'altro è riguardare chi? Cézanne, il grande Cézanne, che nel 1907 ha una retrospettiva a Parigi e quindi Modigliani la vede, come la vede Picasso, e che in qualche modo cambia la vita. Picasso deciderà da lì di ripensare
la forma della pittura avvicinandosi a un'idea di cubismo, ma guardate Modigliani a sinistra, il suonatore di violoncello, è anche qui tra le prime opere fatte a Parigi, viene esposto nel 1909, e vedete a fianco il ragazzo col panciotto rosso di Cézanne. Noterete forse, se ci riuscite, come la pennellata di Modigliani, ma guardate quest'altro dipinto a sinistra, il mendicante di Livorno, un soggetto da realismo patetico, invece come diventa vicino a Cézanne, qui vedete il bevitore a destra. Che cos'è che assomiglia? L'idea di una pennellata che costruisce come dire, in modo quasi scultoreo, pezzo per pezzo, i volumi di quello che si vede, senza usare la prospettiva, senza usare lo schema della linea. Quindi anche da questo Modigliani impara tantissimo e sicuramente lo fa vicino e a fianco di Picasso, solo che Picasso arriverà al cubismo e Modigliani invece va per la sua strada, perché Cézanne resterà sempre un riferimento importante della sua arte. Sempre nel 1907 c'è un incontro importante per Modigliani con Paul Alexandre, che vedete in questo ritratto che ho voluto mettere per due motivi. Non si vede niente, però da là si vede. A destra, in alto, c'è un quadro, è proprio l'Ebrea che Modigliani aveva esposto nel 1908, che Paul Alexandre, che era un medico, però anche un conoscitore, un uomo coraggioso, ce ne sono tante di queste figure così a Parigi in questi anni, è un collezionista, quindi Paul Alexandre glielo compra, e poi ve l'ho portato per un secondo motivo. Vedete, non vedete, ma lui è vestito di nero, con questa mano in tasca, con questo tendaggio rosso vicino, sembra non a caso uno dei Rubens e dei Van Dyck, che avete tanto anche nei musei genovesi, perché tra le altre cose ripensa il 600, la fine del 500 e il 600. Questo è un altro ritratto di Paul Alexandre davanti alla finestra con la mano sul cuore, e a fianco ci sarebbe, se riuscite a vederlo, non lo so, un dipinto di El Greco, un pittore a cui stava guardando anche Picasso in questo momento, che è considerato una fonte di questo quadro. Anche qui l'intelligenza di appropriarsi di qualsiasi epoca senza dover per forza corrispondere a un'etichetta, un'ideologia, ma la libertà di ritrovare nella pittura antica gli spunti del moderno. Questa è una delle grandi avventure di Modigliani e di tutti questi anni. Paul Alexandre, conosciuto nel 1907, per esempio, gli presenta Brancusi, uno scultore rumeno molto importante per Modigliani in questo momento, arrivato a Parigi non da tantissimo. Qui vedete il suo studio nel 1907, una foto interessante perché vedete quella figura inginocchiata, si chiama la preghiera, è ancora simbolista, però guardate di nuovo queste forme allungate, questo modo di semplificare con eleganza, come vicino a un certo Modigliani. In basso lo vedete, come si può dire, seduto come in trono su dei blocchi di legno, su delle assi di legno che nascondono appunto poi anche dei blocchi di pietra, e in alto, in uno dei ritratti, è il retro di un dipinto, per questo vedete quel pezzo di legno che lo taglia in due, uno dei ritratti che ne ha fatto Modigliani. Brancusi è importante per Modigliani proprio perché anche lui in questo momento, a ridosso di Picasso, sta cercando, questa è una testa del 1907 che, guardandola, uno pensa a Modigliani, invece Brancusi, di ripercorrere anche lui all'indietro questa strada dell'antichità più remota per trovare la semplificazione del moderno. E qui di nuovo vi ripropongo questo confronto. La testa di Modigliani è un po' più tarda, ma insomma si capisce che stavano circolando delle idee. Adesso non so se sarà Marco Di Capo a parlare un po' della scultura, però la scultura di Modigliani è un'avventura meravigliosa, anche perché si capisce come lui sta cercando di dimenticarsi quanto è bravo, quanto ci sa fare con il pennello, sta cercando di dimenticarsi le superfici e sta cercando di diventare antico in questo senso qui. Poi tornerà alla pittura, ma nel frattempo ha lavorato in questo modo ed è riuscito a semplificarsi. Quindi abbiamo questa situazione, come vedete, appunto estremamente mobile, estremamente effervescente, in cui ci sono degli artisti, Picasso, Brancusi,
ma anche ci sono dei letterati a sinistra, per esempio, vedete in un ritratto un po' più avanti, intorno al 1915, Max Jacob, che è un altro che sta al Bateau Lavoir, un grande amico di Picasso, e Picasso a presentarglielo, un poeta ma è anche un chiromante, perché c'è anche tutto il filone dell'occultismo, a cui stranamente, ma forse non del tutto stranamente, perché fa parte della cultura ebraica nel senso nobile del termine, Modigliani è anche dedito, quindi dovete immaginare anche dei discorsi intorno a questo. E quello che vedete adesso è in questo dipinto, come si può dire, sul filo della linea, proprio in punta di linea, è Jean Cocteau, il grandissimo intellettuale, anche un po' snob, ecco, perché questa è l'occasione per dirvi, certo, noi la ripensiamo come appunto la Parigi degli artisti in qualche modo maledetti, degli artisti perduti, degli artisti senza successo, però non pensiate che non ci fosse anche del dandismo, c'è cioè un modo di posare e anche appunto eleganza, un attraversamento di classi sociali. Jean Cocteau all'epoca molto giovane è anche l'autore appunto di alcune delle fotografie che abbiamo visto prima, c'è in mostra un disegno di questo ritratto e vicino è stata messa una frase di Cocteau molto divertente: il mio ritratto non mi assomiglia per niente, però assomiglia a Modigliani e quindi meglio così, aveva ragione. E questa è una delle foto di Cocteau, di nuovo vediamo Modigliani col cappello a sinistra, vedete l'aria un po' dandy, volutamente trascurata, queste tasche un po' sformate, al centro Max Jacob invece con il suo farfallino assolutamente inappuntabile. Abbiamo André Salmon, sempre lui, il giornalista, lo scrittore, che è un grande reporter, è un grande costruttore del mito di Picasso intorno alle Demoiselles d'Avignon. Poi quell'altro signore seduto sulla panchina è Ortiz, un pittore cileno, perché un'altra caratteristica è che questi venivano da tutte le parti del mondo, questa è un'altra cosa importante. Qui la scena si è spostata però, siamo a Montparnasse, perché a un certo punto la banda di Picasso e di Modigliani si sposta. Picasso già nel 1909, Modigliani forse poco prima, non sappiamo bene, si spostano a Montparnasse, scendono dalla collina, perché? Non lo sapremo mai, forse comincia a essere troppo costosa, forse non è più così divertente, forse è già diventata un po' un luogo comune, non lo sappiamo. Comunque scelgono di traslocare, qui vi faccio vedere uno dei tanti traslochi di Modigliani, perché cambia continuamente studio, qui siamo nel 1913, sta portando i suoi dipinti e le sue sculture da chi? Da quel Paul Alexandre che, poveretto, si è trovato la casa invasa da queste cose. Cosa fa? Quindi Modigliani, ma in generale tutta questa banda, questa bohème elegante e nello stesso tempo, come si può dire, marginale, no? Diseredata, che stava a Montmartre, si sposta e sceglie Montparnasse. Qui vi faccio vedere, purtroppo le foto non sono bellissime, però in mostra non ci sono, uno dei tanti atelier di Modigliani a Montparnasse, perché è abbastanza interessante, la Cité Falguière, che qui vedete in una foto del 1967, vedete c'è scritto una mano anonima, ha scritto: qui hanno vissuto Picasso, Soutine, Modigliani e Fujita, cioè quattro pilastri della pittura parigina di questi anni. Lo studio di Modigliani, vedete in basso a sinistra, si ripropone una situazione simile, la Cité Falguière esiste ancora, se volete andarci a Parigi, difficile da trovare ma c'è. Si ripropone un po' la situazione di Bateau Lavoir, cioè questi piccoli villaggi dove gli artisti per pochi soldi trovano uno spazio. Ecco, qui abbiamo per esempio sempre la Cité Falguière in due dipinti abbastanza suggestivi di chi? Di Chaim Soutine, uno dei grandi amici di Modigliani, un ebreo lituano, quindi un altro esule, un altro deraciné, un altro sradicato, che arriva a Parigi relativamente tardi, nel 13, con cui Modigliani divide lo studio, a sinistra lo vedete in una foto, a destra in un ritratto che è diverso dall'altro, molto bello, che c'è qui alla mostra. Modigliani addirittura lo protegge, Soutine è un artista molto introverso, molto particolare, viene appunto dalla Lituania ebraica, quindi una regione che in qualche modo
culturalmente era rimasta, diciamo, molto isolata. Modigliani lo protegge al punto da, per esempio, presentargli i suoi amici mercanti, scusate, poi torno indietro, anticipo questa immagine, i suoi amici mercanti, Zborowski, qui lo vedete, lui poeta e gallerista, e la moglie, sono due grandi amici di Modigliani che dal 16-17 lo sostengono moltissimo, gli permettono di sopravvivere bene. Pensate, ci sono tanti ritratti di tutti e due, in mostra ne avete alcuni molto belli della moglie. Pensate che Modigliani è così generoso che cerca in tutti i modi di convincere lui, che non ne voleva sapere, di prendere Soutine e di farlo esporre. E un giorno, ormai Modigliani era morto, nel 1922, arriva questo ricco americano che si chiamava Barnes, un medico, quello che aveva comprato il dipinto di Matisse che vi ho mostrato prima, La Joie de Vivre, vede Soutine, la galleria di Zborowski, e dice: ma questo è un genio, è il genio che ho sempre cercato, perché me l'avete tenuto nascosto fino a questo momento? Quindi Modigliani no, ma Soutine sì. E che pittura faceva Soutine? Soutine era un personaggio veramente particolarissimo, un genio isolato forse ancora di più di Modigliani, un tipo di pittura intensamente turbolenta, avanti anche lui verso una modernità che però non è la modernità della sintesi che in questo momento stanno facendo Modigliani, Picasso, Matisse, è ancora più avanti sotto un certo senso. Guardate a sinistra, se riuscite a vedere questa carcassa, questo tipo di pittura tipica di Soutine, carcassa di bue squartato, da una parte abbiamo il ripensamento della grande antichità, Rembrandt, il bue squartato di Rembrandt, Soutine lo rifà molto, però contemporaneamente una pittura che trasuda materia, in cui la pennellata è libera, sembra quasi un pittore informale, sembra degli anni 50, sembra il giovane Jackson Pollock prima di fare il dripping. Quindi pensate che intensità in questo isolato. Guardate anche questo straordinario paesaggio, se riuscite a vederlo, immaginatelo di un giallo fortissimo, il giallo più giallo possibile, con tutta questa, diciamo, antiprospettiva, un paesaggio che sembra colare dalla sua materia, e pensate quanto ancora una volta sta andando in avanti, guardando in avanti e contemporaneamente ripensando, come Modigliani che gliel'aveva senz'altro suggerito, questa volta non Rembrandt ma i classici moderni, da una parte Van Gogh e dall'altra chi? Cézanne, ancora lui. Modigliani condivide con Soutine diversi studi, anche uno, in questo strano luogo c'è una fotografia all'inizio della mostra, che si chiama La Ruche. Vi voglio mostrare anche questa a Parigi, che non c'è più. La Ruche, cioè l'alverare, questo edificio rotondo in cui appunto erano stipati come tante api in un alveare gli artisti, tantissimi artisti. Guardate la fatiscenza di questi luoghi, che erano veramente quasi baracche. Si può capire come da una parte ci fosse la libertà, il divertimento, la giovinezza, ma dall'altra parte si avvicinasse la malattia. Modigliani, che già era malato ai polmoni, naturalmente ci lascia la salute. Ancora alcune foto di questo posto straordinario, che esiste ancora ma è diventato credo un albergo. Anche qui immaginate una situazione in cui transitano tutti, artisti di ogni nazionalità, poeti, letterati, giornalisti, e ci si scambia non soltanto i destini, i collezionisti, ma anche appunto soprattutto delle idee. Qui, tanto per darvi un esempio, ancora una volta reinanellare, diciamo così, un po' il discorso sulla scultura, che è questo continuo, diciamo, passaggio, come un bisogno di toccare la semplicità antica per Modigliani e per tanti altri, per Picasso in questi anni. Qui vi faccio vedere Leon Hindenbaum, è un altro dei tanti abitanti della Ruche, vedete, era uno scultore, lì c'è un ritratto di Modigliani a sinistra, tutto grigio appunto, quasi se fosse appunto una materia di pietra anche per Modigliani, e nello stesso tempo a destra lo vedete al lavoro di nuovo con questa testa che sembra una delle teste di Picasso. Però alla Ruche transitavano per esempio chi? Anche Marchagall, non ve l'ho nominato, non posso fare grandi analisi, però c'è anche lui,
sulla scena di Parigi. Anche lui ebreo, anche lui sefardita, quindi con una affinità nascosta in qualche modo con Modigliani. Si conoscono, non si conoscono, lì vedete una pagina di giornale, in alto appunto c'è la foto di Modigliani e Picasso con su scritto Modigliani, Picasso, Salmon ai tempi della povertà, e poi a destra questo affascinantissimo Chagall giovane. C'era anche lui. I tempi della povertà. Certamente c'è questo discorso da fare, forse non tanto per Picasso che trova subito i ricchi russi, come succede adesso, i miliardari russi c'erano anche allora, sono che non erano mafiosi, erano solo dei grandi collezionisti, se la passano meno bene invece Modigliani, Soutine e gli altri. Modigliani appena arrivato a Parigi a un certo punto si lega in esclusiva con un mercante, Cheron, che però insomma... Lo imprigiona, anche più importante il rapporto con Paul Alexander, con Zborowski, però per esempio ci sono altre figure che l'aiutano, qui vi faccio vedere Rosalia, che era, lo vedete in questo ritratto a destra, lì in una foto successiva, Rosalia era un'italiana che aveva un ristorante, Chez Rosalie, un ristorante patisserie, lo vedete l'interno, poverissimo, dove appunto amava andare Modigliani e che l'ha aiutato moltissimo, proprio anche perché era italiana, lo ha aiutato moltissimo acquistando anche delle cose. Siamo a Montparnasse, Rosalie, vedete, è la povertà, ma Montparnasse vuol dire anche altro, è anche un luogo alla moda. Qui vi faccio vedere in una foto appena successiva, proprio degli anni 20, degli anni folli, come vengono richiamati, il Caffè La Rotonda, che è uno dei grandi luoghi carismatici insieme al Dom, dove appunto Modigliani andava spessissimo e con lui Picasso, Max Jacob, Jean Cocteau e tutti quanti. E quindi immaginatevi anche questo, qui vi ripropongo proprio perché adesso l'avete visto fuori, e lo rivedete dentro, la fotografia che vi ho fatto vedere prima, fatta da Jacques Cocteau, appunto, alla Rotonde, qui vedete fuori, sempre dalla Rotonde, Modigliani, di nuovo Max Jacob, sempre vestito in maniera inappuntabile, e Picasso, ancora lui, vedete, c'è proprio la Rotonde dietro lo spazio, quindi anche l'idea di Cocteau che fotografa gli artisti, ma li fotografa insieme alla città, perché in qualche modo è una testimonianza, ma anche, come dire, un legame formale, no? Molto forte che viene a tradursi. Alla Rotonde ancora Modigliani conosce altri letterati, per esempio è possibile che il ritratto che vedete lì a fianco, scusatemi, che è quello di Raymond, c'è scritto sia Raymond Radiguet, che è l'autore di che cosa? Del Diavolo in corpo. Quindi un altro di questi poeti, immaginiamoci Sartre, ma 30 anni prima. Tra l'altro cita Modigliani in una sua novella, benissimo, Raymond viene conosciuto da Modigliani alla Rotonde, esattamente come Sondrard, Blaise Sondrard, che vedete, intravedete nel ritratto lì a fianco, tutto sui toni dei blu, vedete i rossi e i blu di Picasso, Blaise Sondrard, l'altro poeta maledetto che tutti conoscete con questa caratteristica faccia da pugile, aveva appena perso un braccio in guerra. Questa è la Bohème di Montparnasse, dove si mescolano classi sociali, dove si mescolano culture, dove si mescolano arti, perché appunto è il luogo dei poeti, degli artisti, dei fotografi, basta sperimentare, basta scambiarsi idee. E Modigliani di questa Bohème non è sicuramente il più famoso, perché più famoso resta Picasso, non c'è niente da fare, è l'artista del secolo, forse da questo punto di vista è stato sfortunato, però senz'altro è uno di quelli che dei simboli di questa Bohème. Tant'è vero che in questo stranissimo dipinto, che è stato fatto molti anni dopo, da quella signora che vedete seduta lì in basso a sinistra con una bambina, era una pittrice russa, Marie Vorobiev, questo è un dipinto del 1961, omaggio agli amici di Montparnasse, vedete che al centro, come se fosse con un bicchiere in mano, e però nudo come gli eroi antichi, possiamo dire, con la camicia aperta, no? È un nudo eroico, abbiamo proprio lui, abbiamo Modigliani con questa strana pittura post-cubista. È interessante questo dipinto però perché abbiamo anche qui
la restituzione di un'epoca attraverso dei ritratti dei protagonisti. Dietro le spalle della pittrice di Marie abbiamo, lo vedete sì e no, il pittore Diego Rivera. Quanti confronti avremmo potuto fare? Io qui sto convocando, ma insomma sono dei nomi e degli attori che Modigliani ha attraversato. Diego Rivera, che forse lo conoscete, pittore messicano famoso per che cosa? Per i murales, cioè le grandi pitture, quando tornerà in Messico negli anni 30, le grandi pitture dell'epoca della rivoluzione. Al fianco, con quella strana bombetta, Ilya Ehrenburg, che era invece un fuoriuscito russo cacciato via dalla rivoluzione. A fianco ancora, con quello strano caschetto, abbiamo Chi Soutine, l'abbiamo già visto. Al centro Modigliani, un po' più indietro chi? Jeanne Buterne, la moglie di Modigliani, la sfortunata, giovanissima moglie di Modigliani, sfortunata perché lo sapete, fa parte della leggenda e purtroppo della dura verità, ma anche di quello che vi racconterà Lea Mattarella in una delle prossime conferenze. Si suicida il giorno stesso della morte di Modigliani, buttandosi dalla finestra con un bambino in grembo, quindi tutte le volte che si vede il viso di Jeanne Buterne un po' di malinconia la ritroviamo. A fianco ancora l'elegantissimo Marcel Jacob, che riconoscerete, più indietro Zoroboschi, quindi il mercante gallerista, e davanti con il gatto un altro protagonista di questa bohème, Moishe Kisling, ne riparleremo tra pochissimo. E tra l'altro legatissimo a Modigliani. Perché vi mostro questo dipinto? Perché pensate un attimo, un messicano, un russo, un ebreo lituano, Soutine, un italiano, va bene, due francesi, un polacco, Moishe Kisling, un ebreo polacco di Cracovia. Cosa ci dice? Che associazione facciamo? Cosa ci dice questa considerazione? Sono tutti degli sradicati. Sono tutti dei fuoriusciti, sono tutti fuori casa, sono, diciamo così, dei nomadi della cultura, però questo è anche il loro punto di forza. Questo è uno dei caratteri quintessenziali di che cosa? Della Scuola di Parigi. Un gruppo di artisti che negli anni 20 a Parigi hanno lavorato, che chiamiamo scuola ma falsamente, perché a differenza dei cubisti, futuristi, espressionisti, astrattisti, neoplasticisti, non si raggruppano sotto un'etichetta, non vogliono diventare gruppo, ma sono tutti intensamente loro stessi. Sono dei pittori singolari, fortemente singolari, fortemente individuali nel senso nobile del termine, cioè attraversano tante culture ma contemporaneamente cercano una loro cifra. Modigliani non ha fatto tempo ad appartenere all'École de Paris, perché l'École de Paris sotto un certo senso sboccia dopo la guerra, negli anni 20, lui muore proprio nel 1920, ma è chiaro che ne è il simbolo, perché anche Modigliani a chi la accostiamo? L'abbiamo visto vicino a Picasso, vicino a Matisse, vicino a Brancusi, vicino a Cézanne, eppure resta se stesso in una maniera inequivocabile. Moishe Kisling, e vado a chiudere con due piccoli camei su questi protagonisti dell'École di Parigi, ma anche perché Moishe Kisling è stato veramente un amico di Modigliani in modo commovente. Moishe Kisling arriva giovanissimo a Parigi nel 1910, ha 19 anni, quindi ancora più giovane di Modigliani, e subito si inserisce, qui lo vediamo in un'altra fotografia di Jean Cocteau, sempre lui, vicino a Picasso, subito si inserisce in questo mondo, diciamo così, rutilante, sfortunato da una parte e fortunato dall'altra. Era in realtà una persona, anche lui veniva da una famiglia piuttosto abbiente, in realtà non era un poveraccio, non era un diseredato. La famiglia lo manda a Parigi proprio per studiare pittura, da Cracovia. Era in realtà una persona estremamente gioviale, di buon carattere. Qui lo vediamo appunto in due dei tanti ritratti, tra l'altro quello di destra, quadro nel quadro, lo trovate in mostra proprio, avete visto quelle nature morte che Moishe Kisling fa del proprio tavolo da lavoro, del proprio studio, con dei Modigliani dietro, benissimo. Cioè, quello di destra è proprio uno dei
ritratti di Modigliani che stanno dentro i quadri di Kiesling. Modigliani lo ritrae tantissimo, ma appunto c'è un'amicizia, devo dire, commovente, anche perché, per esempio, è una delle persone, degli amici che si occuperanno di Modigliani dopo la morte. Lui lo va a trovare in ospedale, uno di quelli che lo portano in ospedale, ormai Modigliani aveva perso coscienza, gli fa la maschera mortuaria, lo disegna sul letto di morte. Questo disegno non l'ho trovato da nessuna parte, mi sarebbe piaciuto portarvelo. Si occupa della bambina, della prima bambina di Jeanne e di Amedeo, rimasta orfana. Quindi, insomma, è una figura importante per Modigliani e anche abbastanza diverso da lui, perché poi è un pittore che conoscerà un notevole successo. Qui lo vedete un po' vestito la Hemingway in qualche anno successivo, negli anni 30, ma lo vedete anche con una modella in un'altra foto in alto. E invece sotto c'è un suo quadro che ritrae Kiki de Montparnasse. C'è una piccola parete nella mostra. Kiki era uno dei simboli di Montparnasse. Chi era? Era una bella ragazza alla fine, nient'altro. Una che, siccome era una bella ragazza, un po' faceva la modella, un po' faceva la poetessa, un po' stava con gli artisti, un po' faceva l'attrice, un po' cantava, un po' niente. Però è stato uno dei simboli di questa Parigi anche effimera. L'ho messa per ricordarla e anche perché un po' uno dei personaggi dei film di Woody Allen, non che mi sia piaciuto tantissimo quel film, però usiamolo. Era anche lei la ragazza di cui si innamora con questo tipico caschetto degli anni 20. Sarà una modella di Kiesling molto importante. Che cosa succede? Kiesling, quando viene a Parigi, all'inizio fa, sentite, questa pittura un po' pesante, in fondo si capisce che è un polacco da questo punto di vista, viene una tradizione del nord in cui risente molto del cubismo, però poi sta molto vicina a Modigliani. Qui vi faccio vedere uno dei suoi tanti nudi, non si vede bene purtroppo, degli anni 30. Ci ritrovate un'area di famiglia, perché la pittura è diversa, siamo in pieno ritorno all'ordine, quindi c'è carne, dove invece in Modigliani c'è linea e basta, no? Più che corpo c'è una dei tasselli di pittura, ecco, ci sono i peli pubici, più di questo non c'è. Però ecco, ritrovate che cosa? Questa rimeditazione sui nudi che abbiamo visto prima, l'Odalisca di Ingres, l'Olimpiade di Manet, il Giorgione, Tiziano, questa musicalità di questa linea, no? Che in qualche modo governa ancora la pittura e la rende così estranea, quasi astratta, nel momento in cui però invece poi sa descrivere, perché il materasso è molto descrittivo, quindi questa specie di doppio registro della pittura di Moshe Kiesling. Vi ho proposto ancora un altro accostamento, perché insomma poi faccio la storica dell'arte, sempre lì vado a finire, dal racconto di vite, guardo le opere e dico che cosa ci si ritrova. A volte è niente, il che vuol dire che ognuno è rimasto individuo, no? Però spesso ci sono i semi di queste idee scambiate. Allora, vedete un ritratto del 1921, mi pare, un ritratto d'uomo di Moshe Kiesling, molto bello, non riuscite a vedere quasi niente, ma fidatevi, dietro c'è una parete color terra di Siena bruciata, a proposito della Siena di Modigliani, marrone caldo, con dei telai di quadri che si intravedono, ed è lo stesso tipo di impalcatura, di scenografia, che costruisce un reticolo di linee e di piani alle spalle di chi? Di Paul Guillaume, questo ritratto molto famoso, molto bello, di Modigliani. Anche lui era un gallerista, insomma, una delle figure importanti. Guardate di nuovo quest'occhio trasparente da una parte e vuoto dall'altra, e ripensate al Picasso del 1906, quando faceva questi occhi remoti che venivano da un'antichità lontanissima e nello stesso tempo ci portavano chissà dove in avanti. Un ultimo, una chiusura, un cameo su un artista che in mostra non c'è e i rapporti con Modigliani sono più, diciamo, effimeri, però sicuramente si sono conosciuti. Tra l'altro il suo nome era scritto, graffito con la vernice fuori dello studio della Cité Folguière, no? C'era scritto: qui sono stati Modigliani, Picasso, Fujita. Eccolo qua, ancora più lontano degli altri. Arriva a Parigi anche questo giapponese nel 1913, anche lui, Fujita, un personaggio stranissimo, animatore di questa
Parigi di Montparnasse, delle serate, uno che si travestiva anche volentieri lassù, lo vedete in una foto dove c'è Kiki, e lo vedete quasi in fondo con i suoi tipici occhiali a destra, Moishe Kisling, sotto con una ragazza del circo, perché naturalmente quello che faceva Picasso sui saltimbanchi, sul circo, sull'Arlecchino, poi diventa un motivo tante volte ripreso, no? Di questo gioco della vita, gioco triste, gioco serio, acrobatico, sospeso a un filo della vita. Fujita, qui lo vedete in un autoritratto, è un pittore molto particolare, anche lui appunto è un individuale, un singolare, un assoluto singolare come tutti gli artisti dell'École de Paris, soprattutto perché lo vedete forse da questa qualità quasi trasparente dell'acquarello della sua pittura. Da una parte c'è la linea, dall'altra ci sono queste macchie. Lui mette insieme l'Occidente con una tipica tecnica giapponese. I giapponesi, in una delle tante tecniche della loro pittura, prendono l'inchiostro, lo intingono molto nell'acqua, lasciano cadere su un foglio la macchia. La macchia si allarga e diventa creazione di qualcos'altro. Degas fa cose seguendo questa tecnica, Manera, e sono tutti stregati. Fujita lo fa da giapponese, quindi arriva a Parigi e mette insieme che cosa? Questo, vedete, capacità di, come dire, fare pittura con un quasi niente, la macchia, quasi trasparente, nello stesso tempo guardate appunto l'arcaismo, l'eleganza, la musicalità e ancora Modigliani di questa linea, di questo nudo. 1922 Modigliani è già morto, ma in qualche modo dentro questa pittura noi continuiamo a sentire quello che forse sarebbe stato ancora in questa Olimpiade del 1922, però anche tanto gotica, tanto senese e tanto giapponese. Con questa versione dell'assenzio, ultima versione dell'assenzio, posso dire così, una donna in un caffè parigino, qui siamo addirittura nel 1947, di Fujita, lo vedete l'inchiostro che ha macchiato il foglio, sembra quasi che racconti se stesso, si chiude il cerchio, abbiamo iniziato quasi con un assenzio, chiudiamo il cerchio con quest'ultimo assenzio, cala, diciamo così, la scena sull'École de Paris. Scendiamo tutti dalla Bugatti, ultima fermata Palazzo Ducale Genova, io vi ringrazio. Grazie mille a Francesca Castellani, grazie mille a tutti voi. Ci vediamo martedì prossimo con Marco Di Capua e gli scandali di Modigliani.